Elezioni in corso ormai alla chiusura del dodicesimo congresso di radicali italiani, qui nell'aula vedete le urne, ci sono poi le varie file e siamo qua con un compagno, Franco Giacomelli di Roma, di Ostia, militante di Radicali Roma. Un commento a caldo alla fine di questi lavori. E dunque, io sono molti anni, cioè sono radicale da moltissimi anni e speravo da questo congresso di trovare delle motivazioni per iscrivermi proprio a Radicali Italiani, ma non ho trovato ancora, non è che non ho trovato, la politica radicale è sempre quella, logicamente io sempre radicale sono. Però è inconcepibile che come radicali italiani, in quanto tali, non possiamo partecipare a elezioni a tutti i livelli, diciamo. Quindi io mi domanderò adesso a primavera, con le elezioni europee, cosa faremo noi. La politica radicale, i radicali ci dovranno inventare qualche altra cosa per poter esistere come radicali. Secondo me è sbagliato, si continua ancora sulla strada sbagliata. Io sono uno di quelli che, ripeto, sono super radicale e parteciperò sempre alle battaglie, però non mi identifico in questa soluzione qui, cioè che, appunto, ripeto, con i radicali che hanno una storia, abbiamo passato, proprio la gente ci cerca come radicali e non possiamo competere, appunto, alla competizione elettorale. Purtroppo anche quest'anno da una parte non iscritto, ma sempre pronto, logicamente, a partecipare alle battaglie radicali che riterrò opportune. Grazie Franco Giacomelli, ricordiamo che c'era una proposta di Marco Belelli di modifica di statuto per eliminare il divieto, appunto, a questa possibile all'ipotesi di candidatura di Radicali Italiani in quanto tale, però non è passata. Sì, purtroppo non è passata. Le cifre poi purtroppo parlano chiari perché, ecco, un congresso di, se non erro, di circa 150 iscritti, più diciamo gli altri partecipanti. Ma io ho partecipato e mi ricordo congressi fino attorno all'85 di 1000 persone, insomma, non ci entravamo nella sala veramente per quanti eravamo. Purtroppo, ecco, sembra che più andiamo avanti e meno siamo. Meno siamo, perché questo credo che sia un grosso problema, perché credo che, come si dice, quando funziona un prodotto col suo simbolo, col suo marketing, non bisognerebbe cambiarlo, perché la gente non ci capisce, non ci trova, non, e quindi è un grosso problema che ci fa perdere quota, ci fa perdere terreno. Grazie Franco.